Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Questa sera con noi c'è un grande abruzzese, un abruzzese che ci strappa gli applausi dalle mani. Lo vediamo a teatro, lo vediamo in televisione. Ha scritto un libro che si chiama Inchiostro, ha un passato da giocatore di rugby e un presente da persona impegnata in politica. Perché? Perché lui pensa che prendere una posizione sia una cosa buona e giusta, una cosa necessaria. Non ha bisogno di altre presentazioni, in questi casi si dice che la sua fama lo precede. A Storie, Lino Guanciale. Salve, salve a tutti. Buonasera Lino, come sta? Bentornato Bene, bene, molto bene, bel momento. in Abruzzo. Grazie. La domanda di esordio è uguale per tutti gli ospiti di Storie, ma un attore importante come lei, durante le giornate normali, è uno che cede alle emozioni oppure conserva razionalità per tenere tutto sotto controllo? Ma se capitano giornate veramente normali, più che la ragione o l'emotività, cedo all'ozio, cioè cerco di rilassarmi, che forse è più cedere all'emozione, diciamo, perché per tenere insieme tutti quanti i pezzi, insomma, di una vita fortunatamente piena di cose da fare, da seguire, la ragione la uso già abbastanza. Che ci fai qui? Vorrei fare domanda di internato. Interessa medicina legale? In realtà, Ha due occhi. Tu questo lavoro non lo puoi fare, sei negata. C'è qualcuno che invece mi apprezza per come sono. Mi piace, Alice, mi piace tanto. Il principe azzurro che è venuto a portarti via prima di mezzanotte. E te ne sei accorto? Ma cosa fa, dottoressa? Ti piace giocare alla detective, ma non volevi fare il medico? Farò il reporter di guerra. Lui ci tiene a me nonna, io lo so, però ti senti sola. Vi piacerà conoscere Alice? Posso partecipare all'autopsia? Di sicuro, non vorrete diventare suoi pazienti. Lontano dal palco, lontano dal set, qual è l'emozione più ricorrente nelle sue giornate? Che ne so, gioia, tristezza, paura, rabbia? Stupore, credo. Non so se sia assimilabile alle altre come emozione, però sì, quello. Cioè, io continuo a verificare questa cosa che mi piaceva di quando ero molto piccolo, cioè mi stupisco facilmente, cioè mi meraviglio, che mi preoccuperò nel momento in cui smetterò di farlo, probabilmente. Ma cosa la stupisce? Mi stupiscono piccole cose in realtà. Cioè, io passo molto tempo quando ho il tempo, anche quando non ce l'ho in realtà, a osservare le persone, a immaginarmi le loro storie. Se vedo delle persone camminare per strada, in una strada affollata, cerco di capire se si conoscono l'una con l'altra, se stanno camminando insieme, se sono casualmente una vicino all'altra. Quello che poi mi stupisce è magari vedere che avevo ragione. Cioè che magari tra i due c'è un'amicizia, c'è un amore, o magari anche vedere che mi sono fatto soltanto un film che era Quindi lei è uno che si semplicemente fa la i mia film testa. ogni tanto. Sì, diversi da sempre. Bene, bene. Ma una cosa, negli abruzzesi si dice che siano forti e gentili. Mi fa un esempio di forza, secondo lei? Beh, forza secondo me è essere determinati e convinti delle proprie ragioni e di difendere quello che è giusto, secondo te. Secondo me forza è quello, più che altre dimostrazioni mirabolanti di virilità. Una persona, secondo me, è forte se sa difendere se stesso, sa difendere le proprie idee e se sa anche ammettere che ha sbagliato, senza lamentazioni troppo retoriche, diciamo, ecco. A me degli abruzzesi piace questo. Siamo fondamentalmente ritrosi, siamo discreti, siamo riservati, siamo sobri. Poi però questo oceano di emotività che nascondiamo, comprimiamo, eccetera, viene fuori con sbocchi di sentimentalismo quando poi vengono veramente a galla, non so, capita a me nelle ormai non sempre frequenti riunioni di famiglia. Viene fuori con una poderosità devastante, molto passa anche per il cibo, come sappiamo, no? Cioè, più ti voglio bene, più voglio che mangi quello che ho fatto. Baci, abbracci, come non si penserebbe che possa succedere con persone forti. Ecco, forza è anche questo. È secondo me saper aprire quando è il caso la valvola senza vergognarsi della propria emotività. Invece la gentilezza, un esempio di gentilezza. Ma la gentilezza è una delle cose che a me è uno dei valori che credo siano più importanti nella vita, proprio in assoluto.
Tra l'altro c'è una poesia di Brecht, da cui prendo un po' l'ispirazione per rispondere, che è bellissima perché elenca vari piaceri della vita e ci mette dentro il dormire, ci mette dentro ovviamente il fare l'amore, ci mette dentro il fare una doccia calda, un bagno al mare, e poi chiude però dicendo essere gentili. Essere gentili è un grande piacere che ci prendiamo, perché non si tratta di fare del bene o di filantropia, si tratta di avere cura anche soltanto per un attimo di una persona che passa nella nostra vita, forse un secondo, e poi non rivediamo più. Ecco, rispettare quel secondo ha un significato grandissimo dal mio punto di vista. Cosa la rende felice? Beh, per esempio la gentilezza mi rende molto felice. Cioè, se riesco a essere veramente gentile con qualcuno, mi sento bene. Questo dipende da lei, degli altri invece lo sono gentili? Ma sì, sì, devo dire che le persone scostumate o malevole chiaramente ne ho incontrate, ne incontro come succede a tutti. La maleducazione in generale è una cosa che mi offende, che mi dispiace soprattutto. Però in linea di massimo ho tante persone che mi rendono felice intorno. Invece cosa la fa arrabbiare tra le cose di tutti i giorni? A me fanno molto arrabbiare, o mi faccio arrabbiare da solo quando mi incaponisco con qualcosa che non ha senso, e mi capita perché sono molto testardo, questo è proprio un difetto grande, anche se la testa dura, come noi abruzzesi sappiamo, insomma, può essere una declinazione della forza che dicevamo, che prima nominavamo, può diventare anche un limite, quindi mi arrabbio con me stesso quando mi incaponisco troppo su qualche cosa. Poi in generale mi arrabbio quando sono testimone di piccole o grandi ingiustizie, o di quelle che per me sono piccole o grandi ingiustizie. Sono il commissario Ricciardi, lui è il brigadiere maggiore. Io vedo i morti di morte violenta e sento le loro voci. E sono queste voci che mi tormentano costantemente, almeno fino a quando non rendo loro giustizia. Mi chiedete scusa? Di che cosa vi scusate? Di avermi guardata per tanto tempo e poi di non avermi cercata più? Ti ammirano tutti. Solo perché siamo insieme. Dovrei solo aspettare un'altra elemosina della tua attenzione. Prima o poi capiterà? Facciamo che non capiterà, così siamo qui tranquilli tutti e due. Ma Luigi Alfredo è diventato freddo, distaccato, non si affaccia più nemmeno alla finestra. Vorrei soltanto sapere se c'è qualcuno che lo tiene lontano da me. Io spero che ci rivedremo ancora. Ricciardi, certo che ci rivedremo. Lei una volta ha detto una cosa: la lucidità è la qualità che apprezzo di più. Scegliere di fare l'attore anziché il medico è stata una scelta lucida oppure una scelta dettata dall'emozione? È stata tutte e due. Adesso che sono passati tanti anni posso dire che è stata una scelta lucida. Perché il mio percorso, che pure è un percorso fortunato professionalmente, artisticamente, insomma, ha avuto e ha le sue durezze, il suo carico di fatica, di difficoltà, come succede con qualunque lavoro ovviamente, che se sei molto impegnato nel lavoro che fai, spendi molte energie, affronti il dispendio di tanta fatica, ecco, a tanti livelli. E devo dire che adesso che sono però a un certo punto del mio percorso è stata una scelta lucida, perché probabilmente facendo quel lavoro meraviglioso che è il medico, che mi affascinava perché oltre a essere una professione meravigliosa è anche la professione di mio padre, quindi avevo un modello in casa da emulare, sarei stato sicuramente soddisfatto, o meglio avrei avuto delle occasioni di felicità grandi. Però mi sarebbe rimasto dentro un tarlo, il tarlo di non avere provato a seguire quella cosa che è stata la vera folgorazione della mia adolescenza e prima giovinezza. L'averci provato adesso a distanza di anni mi fa dire che, è stata una scelta lucida, perché quel rimpianto non ce l'ho. Ma se fosse andata male ce l'aveva un piano B. Sì, 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 io da quel punto di vista ho cercato di essere il più lucido possibile. Feci anche un patto con i miei genitori, cosa che gli dovevo, no? Perché mi hanno dimostrato, anche in una grande incertezza, senza sapere concretamente come aiutarmi, perché non vengo da una famiglia d'arte,
dove è normale in qualche modo, può essere naturale che un figlio prenda un percorso come questo, se i genitori o i nonni o altri in famiglia lo hanno percorso. Era una novità assoluta, quindi quello che ha straniato, diciamo così, tutti i miei è stato il non sapere come dare una mano, come sostenere. Però si sono messi lì e mi hanno detto: ti accompagniamo, siamo con te. Tutto sommato, fin lì avevo dato prova di saper mettere tutto me stesso nelle cose in cui mi impegnavo, dalla scuola allo sport. Hanno rispettato quindi questa, che non era solo una fantasia, era un mio desiderio, chiedendomi soltanto di comportarmi con la stessa serietà con cui mi ero comportato riguardo altre cose della mia vita fino ad allora. E io ho promesso che mi sarei comportato con la stessa serietà, che quindi avrei trovato la maniera di sperimentare il palcoscenico, che mi sarei dato un numero limitato di anni, 3 anni, per riuscire a venire a capo di qualche cosa, e che qualora poi non fossero andate come speravo certe cose, o avrei proseguito con l'università, che comunque a cui comunque mi iscrissi a 19 anni, lettere, o avrei proseguito lì magari con l'idea di insegnare, fare un percorso accademico, o magari sarei stato ancora in tempo per ritornare sui miei passi e rifare un'altra volta il test a medicina e provare di nuovo quella strada. Insomma, lei è uno che mantiene le promesse. Ci provo, non mi riesce sempre, però ci provo. È una cosa importante quella, capisci poi, più invecchi, più capisci che è proprio una delle cose fondamentali, riuscire a non promettere qualcosa che sai di non poter mantenere. Delle volte per eccesso di entusiasmo, no? Uno divaga troppo, disperde troppo, a me questa cosa capita, è capitata molto in passato, sto cercando di imparare a veramente promettere solo quello che posso mantenere, in quel caso senz'altro mantenuto, ecco, questo me lo riconosco. Ma chi è questo bambino con il grembiule blu? È Lino Guanciale, un'eccellenza abruzzese. Nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979, Guanciale ha iniziato alle elementari di Avezzano, poi è andato a scuola a Trasacco e qui ha trovato la maestra Margherita, che alla quinta elementare l'ha fatto recitare per la prima volta con I Promessi Sposi di Manzoni. Poi la passione per il rugby, pallo ovale e fango, una passione che ha forgiato il carattere di un ragazzo che ha sempre creduto nel suo sogno della recitazione. Faccia pulita e capelli in ordine, oppure barba incolta e capelli lunghi. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia e Guanciale ce l'ha fatta. E alla fine, medico, come lo volevano mamma e papà, lo è stato lo stesso. L'ha fatto sul set dell'Allieva con Alessandra Mastronardi, ma in TV e a teatro Guanciale è uno ed è tanti. Chi è davvero, alla fine potrebbe scoprirlo soltanto uno, e chi se non il commissario Ricciardi. Mi piacerebbe chiedere qualcosa riguardo le prime volte. Mi racconta la prima volta che è andato a votare? La prima volta che sono andato a votare credo fosse per un referendum, anzi era una serie di referendum, erano diversi. Io avevo 18 anni, quindi era il 97, almeno il 97 se non il 98. È stato emozionantissimo. Ora non mi ricordo se erano dei referendum o se fosse invece una tornata di elezioni europee, non credo fossero delle politiche però. E è stato emozionantissimo perché io ci ho sempre creduto tanto al fatto che il voto sia, come dice Don Milani, no? Uno degli strumenti attraverso i quali tutti quanti possiamo incidere nella nostra società, dire la nostra. Sono il voto e lo sciopero, sono i modi in cui nella democrazia un lavoratore, una persona che non fa parte, insomma, non fa politica attiva in prima persona, può fare politica attiva per amore civico. E esercitare per la prima volta quel diritto è stato molto bello. Elly Schlein, la nuova segretaria del PD, l'ha definita un grande attore, un intellettuale impegnato che ricorda sempre le parole di Gian Maria Volonté: quel che si fa sul palcoscenico è sempre un atto politico. Lei invece come definisce Elly Schlein? Elly Schlein non è soltanto una grande promessa. Elly è una strada che sono felice che il campo progressista in questo momento abbia deciso di percorrere. Perché lei rappresenta, per l'età che ha, per la filosofia che
a cui dà voce, filosofia di vita intendo, e anche filosofia di relazione con il mondo, per le priorità che ha mostrato di avere in agenda. Rappresenta un percorso veramente al passo con i tempi che viviamo, da un punto di vista progressista. Io cerco sempre di essere obiettivo, cioè mi pongo sempre il tema: nella realtà in cui viviamo è lecito, è legittimo, serve che ci siano punti di vista diversi, a destra o a sinistra. Quello che è importante è che siano punti di vista in qualche modo rispondenti ai tempi, non anacronistici. A quel punto si tratta sostanzialmente di soppesare dove sta più ragione o meno ragione, diciamo così, no? A quale ragione dai più peso, però anche lì è la lucidità che fa la differenza. Ecco, Ellie secondo me è una persona molto lucida nel leggere il tempo che viviamo. Lei, se non sbaglio, è stato rappresentante dell'istituto al liceo Poglione, giusto? Sì. Quando lei era ragazzo, a quell'epoca, erano ancora gli anni della Democrazia Cristiana. Lei cosa pensava della Democrazia Cristiana quando era ragazzo? Io faccio un salto ancora indietro nel tempo. Nel paese di mio padre, Collelongo, che fa un po' in qualche modo da, come dire, parte per il tutto, credo, l'estate c'erano due feste. C'era la festa dell'Unità, no? Che era la festa di chi stava a sinistra, e c'era la festa dell'Amicizia, che era la festa di chi si riconosceva nel campo cattolico, svariatissimo, no? Tra riformisti più di sinistra e più di destra della Democrazia Cristiana, dei cattolici in politica. E io andavo a tutte e due perché vengo da genitori di area cattolica. I miei genitori sono di area cattolica. Si sono poi riconosciuti in un percorso progressista, ma hanno quella matrice. Però frequentavamo anche le feste dell'Unità. L'una cosa non escludeva l'altra. Altro spaccato: mia madre viene da un piccolo rione, ha vissuto in un piccolo rione a Roma, Villaggio Breda, dove la sede del Partito Comunista e quella dell'Azione Cattolica, della Democrazia Cristiana, danno sulla stessa piazza. E quindi, pur scontrandosi, pur in un clima di grande dialettica, le persone si sono sempre rispettate. Che voglio dire? Che vengo da un paesaggio infantile in cui la potevi pensare come volevi, ma se eri una brava persona, facevi bene il tuo compito in società, avevi diritto di parola, che tu fossi da un lato o dall'altro del campo. Io, quando poi ho votato, la prima volta mi trovavo già nell'era della Seconda Repubblica e le coordinate erano già cambiate. Sono cresciuto quindi in una casa cattolico-progressista, che tifava da una certa parte, insomma, si votava DC. Ma ho imparato da loro a non demonizzare chi non la pensa come me. E non sono stato demonizzato da nessuno della mia famiglia, compresi i miei cugini che possono pensarla molto diversamente da me, una volta che è stato evidente come io vedessi il mondo. E questa capacità di tenere insieme punti di vista diversi nella mia famiglia è forse l'imprinting più importante, l'insegnamento più importante che la mia famiglia, proprio in senso allargato, mi ha lasciato, e spererei di riuscire a lasciare a mio figlio, e non solo. Rispetto per chi non la vede in maniera diversa da me. Quindi, per chiudere, non sono di quelli che demonizzano la balena bianca. È stata una pagina importante della storia del nostro paese, una pagina non chiusa, perché se poi andiamo a fare i conti dei voti, si spostano da un lato, dall'altro, eccetera, ma gente che si riconosceva lì poi ha fatto delle scelte di rappresentanza abbastanza chiaramente. E è stata sicuramente un'espressione forte di quale sia la natura più intima del nostro paese. Le hanno mai chiesto di candidarsi? Sì, è successo, però al momento ho sempre detto che il mio percorso attuale è incompatibile con un percorso di candidatura e poi di elezione a qualsiasi livello. Non posso escludere che un domani, a valle di una certa parte del mio percorso artistico, questa cosa possa succedere. Ora non è affatto il momento. Però candidarsi non è l'unico modo per interessarsi di politica e fare politica. Lei ha detto un'altra frase che mi ha colpito: i politici sono la fotografia di ciò che siamo. Com'è questa foto sgranata, un po' bruciata? Dipende dalle epoche. Adesso è un poco a fuoco, secondo me un po' sfocata più che altro.
bruciata senz'altro la fotografia dei politici della Prima Repubblica. Ci sono state teste politiche di altissima levatura del nostro paese, da una parte, dall'altra. È evidente che quel ciclo, finito in maniera così traumatica, si portava dietro il peso di una mentalità diffusa, un'attitudine diffusa alla corruzione, che nel nostro paese non è morta, si è nascosta, ha preso altri rivoli. Mi piace pensare che la mia generazione, quella immediatamente successiva, possano essere meno sedotti da certe derive, da un certo uso individualista, no? Della propria posizione di potere. Spero che sia così. Per quello dico è sfocata, non so ancora dire quanto e come ci rappresenti. Per ora ci rappresenta assolutamente nella sfocatura totale che abbiamo riguardo cosa la politica sia. C'è questa idea diffusa che la politica sia una specie di cosmo malevolo fuori da noi, in cui si prendono decisioni dalla sorte ineluttabile. È un mondo per il quale proiettiamo soltanto odio, risentimento, e poi magari non andiamo neanche a votare perché non ci riguarda. Di fatto poi le regole del mondo in cui viviamo sono scritte dalla politica. Quindi è assurdo comportarsi in questa maniera. Bisogna cominciare a intendere che, ok, la fotografia è sfocata perché siamo sfocati noi. È sfocata l'idea che della politica abbiamo, bisogna ridarle dei contorni nitidi e rappresentativi davvero della realtà. Se dovesse scegliere, facciamo fuori concorso Elly Schlein, un premier tra Giorgia Meloni, Salvini, Conte o Renzi, chi sceglierebbe? Cambio paese probabilmente. Vado in un altro paese dove ne posso scegliere un altro. Perché con tutto il rispetto, io rispetto davvero posizioni lontane dalla mia, devo dire che dell'attuale premier non si può non rispettare l'intelligenza politica. Capace senz'altro di talune malizie nella composizione del proprio consenso, ma anche di innegabilmente una forma di lucidità di percorso e tutto sommato anche di coerenza. Queste cose vanno riconosciute, però senz'altro non mi rappresenta. Gli altri nominati sono ancora più lontani in qualche modo dal rappresentarmi. Io devo dare atto a Giuseppe Conte, secondo me, di avere gestito in maniera personalmente, proprio a livello di persona, dignitosa la pandemia. Cioè io credo che quel momento di infatuazione in cui Conte durante il lockdown godesse di un'altissima popolarità non fosse gratuito. È riuscito in qualche modo a parlare a un paese estremamente turbato con una certa efficacia. Detto questo, determinate soluzioni politiche o ipotesi politiche non mi convincono, quindi non mi sento rappresentato. E quanto agli altri due, non è antipatia verso il nome Matteo, è un bellissimo nome, però magari andare in un altro paese dove c'è un premier che si chiama Matteo sarebbe più sano per me. Ospite di Alessandro Cattelan, lei ha detto che prendere una posizione è giusto. Come sono secondo lei quelli che invece non prendono posizione e cercano di tenere il piede in due staffe? Ma io non giudico nessuno. Spesso questa cosa avviene, credo, perché uno è disinteressato del tutto alla politica. Però lì torno alla considerazione che ho fatto poco fa, non capisco bene questo atteggiamento. Cioè mi sembra soltanto un atteggiamento lassista che rende la politica sempre peggiore di quello che già non è. Quindi tanto vale interessarsene, perché così magari un po' meglio può andare. Però ripeto, o viene da quello questo atteggiamento o viene anche dal timore di distinguere gli ambiti pubblico e privato, oppure per timore, non so, di chissà quale polemica che uno si attiri contro. Io credo che se uno ha rispetto di chi non la pensa come lui o come lei, non si corre il rischio di prendersi delle gratuità in termini di insulti. Succede sempre con qualche hater o leone da tastiera, però è lo zeitgeist, è il tempo in cui viviamo e ci sta. Però offese, insulti, ritorsioni vere, se mostri rispetto verso tutti, non,
non credo che te le vada proprio a cercare se dici come la pensi. Quante persone che non sono persone pubbliche poi si ritrovano sotto dei post che fanno dei commenti allucinanti da parte di qualcuno che li ha in antipatia da una vita, magari approfitta di un qualche account fake per buttar lì della robaccia addosso. È un malcostume che è in parte ineliminabile perché coincide con altri tipi di attitudini al lanciare il sasso, no? Quando so che nessuno potrà vedere la mano che tiro dietro la schiena. In altri tempi si faceva in altri modi, oggi c'è una opportunità molto più vasta di farlo che è data dai social. Queste cose, questi fenomeni si combattono soltanto con potenti iniezioni di cultura. Cioè, la cultura fondamentalmente che cosa dice all'uomo? Gli dice: tu non sei una cosa che mangia e dorme soltanto. Tu hai una testa, una mente raziocinante che ti condanna in qualche modo a chiederti che senso ha il fatto che sei qui, che sei vivo. La cultura ti consente di elaborare un percorso di senso. Più cultura c'è, più educazione c'è, più amore anche per il confronto e la lettura ci sono, meno haters infestano la vita di chiunque. Questa è un'equazione molto semplice, ovviamente, il discorso sarebbe amplissimo da fare, ma io non trovo altre soluzioni possibili. Poi c'è un'altra cosa. Probabilmente rinunciare a certe modalità di guadagno che delle piattaforme fanno, anche sul volume di scambi, no? Che è generato proprio dagli haters, sarebbe cosa lodevole. Ma il mercato non sempre conosce morale, insomma, quindi non c'è da aspettarselo. No. È stato eletto senatore. Da allora litigate più spesso oppure no? No, il rapporto fra me e Michele è un rapporto bello proprio perché è fatto anche di tante prese in giro e di grande affetto. Michele ha un percorso per il quale può andare veramente a testa alta in qualunque contesto. Si interessa professionalmente di politica da quando è ragazzo. Ha costruito la sua vita attorno a questa passione ed è una cosa non dissimile in qualche modo da quello che in un altro specifico ho fatto io. E poi lui non ha mai smesso di guardare con occhi curiosissimi ad ogni lato delle manifestazioni, dell'espressione culturale, che è quello che ha tenuto in piedi, ha tenuto viva la nostra amicizia e il nostro rapporto anche da lontano. Siamo stati speculari, così come io ho intrapreso un percorso artistico senza dimenticare quello che ho sempre pensato dell'amore e dell'interesse per la politica, così lui ha fatto a termini inversi. Dove ti riperto? Neandri dell'etere, del web. No, guarda, è che tu mi hai posto una sfida al mio digital divide veramente notevole. La pandemia ha dato un contributo, da me c'è la pandemia, non so se abbiamo questo problema e quindi siamo rinchiusi in casa. E allora sì, ne abbiamo sentito parlare, ci siamo adeguati. È vero. Come stai? Sto bene, Michele, tu come stai? Bene. Oh, sai che ho letto in questo libro che abbiamo scelto? Ho letto una cosa alla fine di Pasolini, che fa una postfazione, che dice: 40 anni è l'età in cui l'uomo è più illuso, crede di più nei cosiddetti valori del mondo, prende più sul serio il fatto di dovervi partecipare e dover impossessarsene. Il ventenne nei confronti del quarantenne è un mostro di realismo. Quindi noi ci siamo conosciuti da realisti e ci ritroviamo adesso da illusi. Pensa come siamo messi, guarda. Avversi. Un'altra prima volta. La prima volta che hai recitato, se la ricorda? Assolutamente sì. La prima volta che ho recitato davvero è stata al liceo classico della mia città, di Avezzano, per un saggio di fine laboratorio scolastico. Avevo già 19 anni. Era l'ultimo anno delle superiori, io mi trovavo al classico pur essendo dello scientifico perché giocavo fuori casa perché all'epoca con il preside del Vitruvio Poglione, Angelo Bernardini, con cui poi ci siamo variamente riappacificati più tardi, c'era un clima di grandissima tensione per cui io ero stato un po' interdetto
dalle attività extrascolastiche nel mio liceo. Per cui sono andato insieme a un'altra compagna di classe. Sarebbe interessante. Beh, ero rappresentante d'istituto, si era fatta un'autogestione che fu fatta abbastanza epocale anche per come fu gestita. C'era un bel clima di coesione e di interesse politico nella nostra scuola. I cineforum erano sempre affollatissimi, tutte le attività pomeridiane lo erano. E, insomma, è stato proprio un bel momento. Io mi ricordo l'anno della maturità, quando ero rappresentante di istituto, come un anno bellissimo, fra i più belli della mia vita, ma proprio perché nella mia scuola si respirava un'area di grande interesse, di grande partecipazione. Il preside aveva un ricordo opposto. Al preside rompevo un po' le scatole, perché lui è un uomo rigorosissimo. Quella scuola gli deve anche molto. Avendo idee completamente diverse dalle mie, era però uno che la scuola l'amava davvero. Glielo riconosco adesso, tutto sommato glielo riconoscevo anche allora, però allora per me era il nemico. D'altra parte ero un adolescente, che dovevo fare? Un nemico mi serviva. per cui, con la tensione che c'era, preferì io stesso non creare ulteriori tensioni lavorando sul teatro a scuola. Ci andai al classico, perché ero anche pieno di amici lì. Me lo fecero fare e fu la folgorazione. Ma da quella prima volta a oggi, le sue emozioni sul palco sono cambiate oppure è sempre quello il fuoco? No, io mi preoccupo quando non provo la stessa cosa, perché so che sta andando bene in palcoscenico quando sento la stessa paura e la stessa gioia, esaltazione che sentii quella prima volta. È veramente l'evento che mi ha sconvolto la vita, tant'è che anche oggi, quando sono al lavoro, cerco quello. Una curiosità, ma se per strada la confondono con un altro commissario, lei se la prende oppure... No, non me la prendo, anzi, se mi chiedono un autografo, glielo firmo a nome dell'altro, per non deludere nessuno. Anche se non ho ancora capito il motivo di tanta severità nei confronti di voi stesso. Voi credete nei fantasmi? Io vedo i morti tutti i giorni, signora Vizio. Richard, noi già viviamo in mezzo ai morti tutti i giorni. Non possiamo farci carico del loro dolore, no? Commissario, ma voi credete in Dio? Io non vorrei crederci, ma devo. Perché ho la sensazione che sia lui, in un modo che rasenta l'accanimento, a credere in me. Rallegratevi, Richard. Siete sul cammino della fede. Io ho poco da rallegrarmi. Qui c'è un morto ammazzato che non mi dà pace e il suo assassino a piede libero. Voi credete nel destino, Ricciardi? No, signora. In cosa credete? Nessuno. C'è un ruolo che le è piaciuto interpretare più di tutti? Ma io, obiettivamente, ho avuto un percorso molto fortunato. Sono legato più o meno a tutte quante le cose che ho fatto per la televisione, di sicuro a tutte quelle che ho fatto per il teatro. Quindi, se devo parlare di un ruolo che mi sia piaciuto di più, io per il teatro il progetto a cui ho più tenuto in assoluto, perché è tanto mio, è La classe operaia va in paradiso. E adesso lo studente la forbice, che noi entriamo qui dentro quando è ancora buio e che usciamo quando è già buio. E che vita è la nostra, dice lui? Che vita è? E io gli do ragione, che vita è? Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione, alle misure di sicurezza suggerite dall'azienda. Scena del 2018-19. Sono molto legato a quell'esperienza, al ruolo che fu di Volonté e che io portai in teatro, fra l'altro con un successo che non mi aspettavo. E sono arrivati anche dei premi importanti, Lupo, il premio da parte dei critici teatrali italiani, insomma. Quindi quella è senz'altro
una figura a cui sono più legato teatralmente. Per quanto riguarda l'ambito dell'audiovisivo, sono per certi aspetti Ricciardi, per la sfida di dare corpo a un soggetto letterario così amato dal pubblico, e Cagliostro della Porta Rossa, che con cui ho delle affinità caratteriali notevoli. Invece nel ruolo di padre come si vede? Come si trova nel ruolo di padre? È difficile, me lo dicevano già che è il ruolo più difficile in assoluto, però ha anche dalla sua che è naturale, cioè non pensi troppo quando ti trovi a esercitare la paternità, in qualche modo la eserciti e basta, poi devi continuamente fare delle specie di bilanci di cosa ha funzionato e cosa no, di quello che hai fatto con tua figlia o tuo figlio per essere un genitore migliore, insomma, ogni giorno, e io è quello che cerco di fare. Poi non sempre si riesce, si è fallibili, e questa cosa sto cercando di accettarla. Io cercherò di essere il migliore padre possibile, cercando di dare la migliore versione di me davanti a mio figlio, ma so che la perfezione non esiste. Suo figlio si chiama Pietro, come me. Perché si chiama Pietro? Per te. non me l'aspettavo, non c'era bisogno. No, retroattivamente, perché adesso che ci vediamo. No, è un nome che ci ha folgorati. Mia moglie a un certo punto, quando eravamo molto vicini alla nascita in realtà, propendevamo per altri nomi, e poi a un certo punto abbiamo cominciato a pensare a questo, che è anche il nome di uno dei suoi nonni, però al di là di quello, che comunque è una cosa che fa piacere, ci ha proprio convinto il fatto che avesse questo nome, perché è un nome antico, perché è anche un nome che dà un'enorme tenerezza. Si è innescata una magia, non è spiegabile. Su una copertina di TV Sorrisi e Canzoni c'è scritto che lei è bello e misterioso. Se dovesse presentarsi a una cena di sconosciuti, come si definirebbe lei? Salve, sono il bello e misterioso. Bene. No. Sono Lino Guanciale, faccio l'attore. Lo dico ancora adesso nei video che magari mi chiedono di mandare a qualcuno per il compleanno, perché temo sempre che non mi riconoscano. Non so, è la filosofia con cui io ho approcciato anche questa parte del mio lavoro quando è cominciato a venire fuori. La visibilità, la grande visibilità si porta dietro anche determinati corollari, il fatto che ti comincino anche a pensare come a un sex symbol, è una cosa a cui non avevo onestamente mai pensato. Non ne sono assolutamente offeso, per carità, mi fa molto piacere, però continuo a presentarmi come mi presentavo molto tempo prima. Non si sente un sex symbol? Continuo a chiedermi come sia potuto accadere. Lino, lei è felice? Sì. Se lei incontrasse se stesso ragazzo, cosa gli direbbe? Tante cose. Gli direi... Gli direi di stare più calmo, di non essere così inquieto, perché tanto arriverà qualcosa che gli farà capire chi vuole essere e cosa vuole fare. Perché se penso a quanto mi sono agitato prima di arrivarci... Direi questo, l'abbraccerei e gli direi stai tranquillo che la risposta arriva. Magari quell'agitazione sarà necessaria. È probabile, però poi quando pensi che magari arriva qualcuno che è te dal futuro, forse sogni anche questo, che ti dica tranquillo, è andata. Adesso che un attore affermato è un padre, cosa si augura per il resto della vita? Beh, intanto di continuare a crescere bene la mia famiglia, cioè mi auguro che staremo bene, sempre, farò di tutto perché questo succeda. Poi per me, mi auguro, me personalmente, che il percorso artistico si arricchisca di ulteriori pagine interessanti, e mi auguro di avere più tempo per poter respirare, scegliere bene quello che voglio fare e spazio per fare quelle cose che ora non so, ma
fra una settimana, un giorno, un anno potrò decidere che siano quelle che desidero veramente fare in quel momento. L'ultima, guardando al futuro, cosa augura a suo figlio? Di non guardarsi mai indietro con rimpianto. Grazie Lino, grazie per questa chiacchierata. Grazie a te. Amici di Storie, noi ci vediamo martedì prossimo.